dissi in un video tempo addietro, che mi pare si chiami la definizione fa vincere gli show, appunto, la definizione in genere è uno dei criteri fondamentali, se non il più importante, se tralasciamo ovviamente il fatto di essere muscolosi, avere una buona struttura fisica, essere proporzionati. La definizione, appunto, è il fattore più importante per vincere una gara. E tuttora succede sempre che il più definito vince gli show, i contest. Però il discorso è che dagli anni 90 in poi, intendendo gli anni 90 come, secondo me, il picco del bodybuilding, la vera golden era, quando tutti i criteri, i canoni su cui si basa la valutazione di un contest hanno raggiunto l'apice e sono stati ben delineati, quindi appunto definizione, proporzioni, separazione, massa muscolare, eccetera, eccetera, eccetera. Da lì in poi è andato questo aspetto un po' peggiorando, perché oggigiorno, seppur continua a essere vero il fatto che il più definito vince gli show, c'è da dire che ci sono molti bodybuilder che comunque non raggiungono dei livelli accettabili di definizione e in alcuni casi siamo alla soglia di una condizione da guest posing, quindi una definizione che lascia un po' a desiderare, che non permette di vedere striature, separazione, dettagli nei muscoli e la separazione delle intersezioni dei muscoli. E questo, come ho detto, mi sembra nel video che ho fatto qualche settimana fa, mi pare si chiami tipo droghe negli anni 90, una cosa del genere, poi lo linko. Pare che, almeno secondo Dorian Yates, che comunque è una persona dal parere più autorevole del mio e di tanta altra gente, l'insulina è quello che ha un po' rovinato questo aspetto del bodybuilding, perché, come dice lui stesso, che ha sperimentato l'insulina negli ultimi anni della sua carriera, e dal momento che sto leggendo la sua biografia, l'ha ribadito anche nel libro, l'insulina, che ormai viene usata praticamente da tutti i pro, non permette di raggiungere un livello di definizione così alto come in passato e fa gonfiare un po' lo stomaco e trattenere un po' d'acqua in più, e questo comporta anche altri problemi, che quindi possono essere anche l'utilizzo di diuretici, che sono sicuramente abbastanza pericolosi, tant'è che in genere quando vengono testati i bodybuilder all'antidoping vengono testati e falliscono in genere per i diuretici che hanno causato la morte di più persone. Non ultimo, penso, Momo Benazziza, ormai all'inizio degli anni 90. E quindi il problema fondamentale di oggi è che i pro più importanti, quindi diciamo i primi 4-5 al mondo, come possono essere, che ne so, un Philippe, un Sean Roden, un Bonac o Dexter Jackson, che viene chiamato The Blade per un motivo, perché è affilato come una lama, quindi molto definito, risultano ancora tra i più definiti e hanno la cosiddetta dead face, che si intende la faccia scavata soprattutto negli zigomi, nelle guance, oltre che essere definiti nel resto del corpo. Però molti altri bodybuilder sono sì definiti, però non a questi livelli. Infatti ormai è abbastanza comune vedere gente che vince gli show e poi ha una faccia, non dico pacioccona, però di sicuro non scavata, e se si vedono bodybuilder degli anni 90, dal primo all'ultimo classificato in un contest, avevano tutti quanti la faccia scavata e la dead face, oltre che una definizione molto buona. Non dico che tutti debbano essere come Dorian Yates o Andreas Munzer, però se guardiamo le foto, i video dei contest odierni, vedremo che l'aspetto definizione ormai lascia un po' a desiderare, e questo è il motivo per cui molta gente non riesce a vincere, o se vince non viene
mai riconosciuta completamente per quanto riguarda l'impegno, non tanto nella massa muscolare, ma quanto per la definizione. C'è tanta gente così. Poi è vero che c'è gente che rimane magari più paffuta di faccia, come può essere un Regan Grimes, però c'è tanta gente che comunque non riesce ad arrivare a questi livelli. E questo è un altro degli aspetti che secondo me fa pensare al fatto che gli anni 90 siano stati il picco, il culmine del bodybuilding. Poi possiamo pensare anche che altri aspetti sono andati perduti, come favorire la presentazione intesa come posing, come proporzioni, come simmetrie per la massa, in favore di aspetti meno, diciamo, importanti, quali come solo la presentazione delle pose, perché ormai, come ho detto altre volte, se guardiamo le posing routine, sono semplicemente le pose obbligatorie con qualche transizione che lascia spesso a desiderare. Gente che posa bene ormai ce n'è davvero poca. Comunque, fatemi sapere che ne pensate della definizione e se pensate anche voi che questo sia un aspetto che, per quanto importante e che fa ancora vincere gli show, si stia un po' perdendo col tempo. Buona.